la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie. Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Alleluia! Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Giovanni, chiamati due dei suoi discepoli, li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Qui San Luca elenca tutte le cose buone che faceva Gesù. Il Vangelo è annunciato ai poveri, a quelli che fino a quel tempo non valevano niente perché erano poveri. Allora se eri ricco valevi qualcosa, potevi anche aspirare a posti ambiziosi nella società, potevi diventare un governatore, un condottiero, se no chi ti pensava, chi ti guardava? E se lungo la strada ti fermavi a chiedere l'elemosina, potevi ricevere qualche moneta da gente discreta, oppure un calcio che ti tirava via. Ma adesso non è più così. Allora, sono venuti dei discepoli mandati da Giovanni Battista per domandare a Gesù se è lui il Messia che Israele sta aspettando da secoli, oppure bisogna aspettare ancora. E Gesù, come prova, Giovanni manda a dire ciò che accade. Isaia, lo stiamo ascoltando tutti i giorni, un bel brano. Vedete, la liturgia in questo periodo di preparazione al Natale ci fa rimeditare tutto ciò che è annuncio dell'annuncio. Annuncia il Natale, Gesù che viene, poi Gesù che è celebrato nella sua nascita liturgica, quella storica, una volta è Gesù è nato e poi ha compiuto la sua missione, è tornato in cielo. Ora noi lo adoriamo nei sacramenti, lo riceviamo nei sacramenti, però Gesù è in cielo, poi in terra, in ogni luogo, come Dio. Ma l'aspettiamo, Israele l'aspetta, fino a quando non dimostrerà che è lui con i fatti. I fatti sono quelli che Gesù descrive e che continueranno ad accadere fino alla fine del mondo. Quante persecuzioni? E dove stanno i persecutori? I martiri sono tutti belli in paradiso. Ricordate Santa Maria Goretti? 12 anni, lì nella Palude Pontina, insieme alla sua famiglia povera.
emigrata dalle Marche per guadagnare qualche cosina, perché la famiglia era proprio bisognosa. E mentre i genitori stanno lontani, ecco questo delinquente di Alessandro Serenelli che approfitta, va in casa, la tormenta, la tenta, e lei insiste: non ci pensare, io amo Gesù, io non offenderò mai il Signore. E lui si accanisce e a forza di coltellate la squartera, la triccia, e lei prima di morire prega Gesù: Gesù, perdonalo. Gesù prima grida a lui: non lo fare, non lo fare, vai all'inferno. E lui invece ciecamente porta a termine questo delitto, ma lei prega Gesù che lo salvi, e poi lo dirà, lo farà sapere: io ho pregato Gesù che lo convertirà, perché lo voglio vicino a me in paradiso. Quello che era accaduto all'inquisitore Maccari quando andò da Padre Pio: tanta persecuzione. Poi Padre Pio disse a Giovanni Gigliozzi, il direttore della rivista Casa Sollievo: quello è un ambizioso, vuole diventare cardinale, non ce lo faranno, però io ho chiesto a Gesù che lo voglio vicino a me in paradiso. Un incidente di auto tremendo, 2 mesi prima di morire, Gigliozzi lo va a trovare e gli dice: vedi che Padre Pio mi ha detto così e così, che avrebbe pregato per te perché ti vuole in paradiso vicino a lui. Si è commossa, ha preso: ci ce l'hai una foto di Padre Pio? Sì, dammela. E l'ha tenuto in pugno fino a quando è spirato, fino a quando è morto. Quindi ha dato i segni di pentimento, di affidamento alla preghiera di Padre Pio. E così questo assassino di Maria Goretti a un certo punto si converte, si rende conto del delitto che ha commesso, si confessa, chiede perdono, poi si ritira in un convento e lì sparisce fino alla morte. I santi sono questi: si lasciano uccidere ma non fanno del male a nessuno, anzi salvano perfino i propri assassini. Quanto è importante che noi conosciamo veramente che è Gesù. Giovanni Battista vuol sapere: sei tu? La nostra espressione non deve essere più interrogativa: sei tu? Togliete l'interrogativo e che rimane? L'affermazione: sei tu. Tu sei il mio sole, la mia pace, la mia forza, tu sei la mia speranza, che nonostante le mie debolezze, i miei peccati, io arriverò a te, nascerò in paradiso come tu sei nato sulla terra. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Vieni, Gesù. O mio Gesù bambino, che sei bambolo divino, sei Dio vivo e vero, ti celi nel mistero. Di carne sei vestito, di latte sei nutrito, così a noi insegni che l'umiltà fa degni. Giuseppe e Maria ti fanno compagnia, dagli angeli chiamati, i pastori arrivati. Adesso il mondo intero adora il mistero, col bacio e la carezza ti chiede la salvezza, e quella mangiatoia, l'altare della gioia. Ti voglio adorare e sempre qui restare. Ripeto il mio credo, con l'anima ti vedo. Rimango a te d'accanto, felice nel mio pianto. Domani sull'altare continuo ad adorare te, Dio, nel sacramento, e di te mi alimento. O Gesù, dalla sera sale a te la preghiera, nell'attesa preziosa l'anima riposa. Del fuoco mi accendi che solo tu comprendi,
e quanto più ti amo, io tanto più ti bramo. Dell'amor che dai tu, voglio vivere, Gesù. Tu mi riempi il cuore, dolcissimo Signore. Se sono tua dimora, l'eternità è un'ora. Se splende il tuo sorriso, io contemplo il paradiso. Rimuovi ogni velo, ti vedo come in cielo. Non voglio attender più. Vieni, vieni, mio Gesù.